Ciao a tutti ragazzi, sono ND e bentornati su Mordred. Ok, l'ultima volta eravamo rimasti qui e dovevamo cercare altri indizi per sapere come è andata a finire con il prete e con quant'altro. Intanto ho scoperto anche questo che non so cosa si aggrappava, no, spaventata, no, cadeva, esatto, seduta, bisogno d'aiuto. E penso spaventata. Sì, esatto. Ok, 1 su 8. Iris si è imbattuta in un gruppo di persone mentre scappava. Quindi stava scappando da quella porta lì. Ok, sfracellato. Corpo sfracellato, non potevano farcela. Ok, sfracellato, bene. Nessuna speranza. Che belle parole, raga. L'assassino li ha picchiati senza pietà. Ok, 3. Ispeziona la finestra. Infrantumi. Finestra, l'assassino avrà rotto la finestra scagliandoci contro i corpi delle vittime. Ah, quindi praticamente l'ha sbattuti contro la finestra. E sarà entrato sicuramente da qua. Via di fuga, no, è scappato da qua. Iris e l'assassino dovevano essere passati di qui correndo verso il cortile. Quindi sono passati di qui per andare verso lì. E poi Iris è morta, eccola là. Quindi sono passati da qua. Qui c'è una bottiglia con del sangue. Sembrerebbe sangue, o sbaglio? Mi metti grazie. Non sembra sangue però. Oh madonna mia, guardate questo come sta messo. Sopraffatto. Perché se l'è presa con loro? Perché era di intralcio sicuramente. Cioè, la maggior parte delle volte è per quel motivo lì. Che porca vacca. Dove sono? Sotto. Palpebre questi, io non li sopporto più. Giuro, non li sopporto più io questi. Non li sopporto più. Aspettate un minuto. Qua non c'è niente. Signorina, mi sente? Ha smesso di... Possibile che abbia fatto tutto da solo? Condiziona. Condiziona, 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 condiziona. Iris è scappata. Cosa potrebbe far ricordare perché l'assassino li ha uccisi? Bella. Perché ho spinto il tasto sbagliato? Cosa potrebbe far ricordare perché l'assassino li ha uccisi? Non lo so. Iris, infatti. Quella ragazzina che scappava. Era lei che cercava, non noi. Fino a qui ci sono, lo sapevo. L'assassino stava inseguendo Iris, ma si è imbattuto in queste persone e le ha uccise tutte. E fino a qui lo so, lo sapevo, zia. Concludi l'indagine, non ora. Mi manca un indizio. Qual è questo fottuto indizio? Questo tizio non ha rispetto per niente. Ma va? Benvenuto al mio mondo. Aspetta un secondo, la scritta Jasmyriad si stava sposando qualcuno, credo. Oh, fermo, eccoli qui, vetri. Distrutta. Altre schegge di vetro. Vabbè, questa l'avevo vista anch'io, zio. Non è che è difficile. La chiave. Basta. Posso fare che includi l'immagine, l'indagine, però qui ho 9 su 10. Non va bene, me ne manca uno. Mi manca un indizio. Mi manca un solo indizio. Che diavolo? Ah, che cocomme di questi. Mi state sulle balle. Mi state letteralmente sulle balle. Io non vorrei fare il pessimista, ma mi state sulle balle proprio. Qua da ste parti non c'è un tubo. Che cacchio.
Niente, c'è una minchia. Non c'è un tubo. Un tubo. Ok, concludiamo l'indagine, dai. Ci siamo. Concludiamola qua. Anche se mi manca una cosa. Cosa mi manca? Cosa mi può mancare? Fermi, vediamo un po' se... Non ha... No. No, neanche Cosby, ovunque. Ah, fanculo. Niente, concludiamo qua. Prima che ci facciamo del male fisico qui, prima che... Ok, è ora di andare a bere qualcosa. Ok, gente, facciamo questa foto. Il ricevimento ci aspetta. Venite tutti qui. Ehi, sta bene. Ok, va tutto bene. Stiamo calmi. Lasciatemi andare. Lasciatemi andare. È qui. Senti, stai indietro, hai capito? Ehi, ehi, ehi. L'ho preso. Forse c'è qualche indizio nella stanza di Joy. Vittime casuali. Questo massacro non era programmato. Queste persone lo intralciavano e lui li ha uccise. Come ha fatto con me? Giustamente, sì, sì. Lui ha ucciso me perché ha intralciato i suoi piani. Ecco perché. Quindi è bruttina la cosa. Dobbiamo andare nella stanza di Joy. Oh no. E adesso come lo dico a Joy? Perché l'assassino era qui? Cosa ci fece l'assassino qui su? Scusate un secondo ragazzi, torno immediatamente. Torno subito. Ok ragazzi, eccoci tornati. Questo pezzo già l'avevamo visto, sì. 5 indizi su 5. Perché io come un deficiente non ho controllato che prima dovevo andare, dovevo venire sotto e poi dovevo andare sopra. Però vabbè, ormai abbiamo fatto al contrario. Abbiamo trovato la chiave del Pinco Pallino e ciccia. Ok, quindi adesso in teoria, che sappiamo che la chiave è quella che ci interessa più di tutti, perché la chiave è dove ci porta a casa dell'assassino, che è quella che sta qua. Eccola. Ok, dobbiamo andare a casa dell'assassino. Mo però io ecco. Ecco. Mortacci. E dove mi nascondo? Idiota. Sì, sì, lo so che mi devo nascondere. Dove? Non ho punti per nascondermi. Ok, io farei un'altra cosa però. Perché io adesso... Ecco, ispeziono la scena del crimine in mansarda. Noi questo già l'avevamo fatto. Quindi non so cosa mi fa fare ora. Già l'avevamo ispezionato qui. Quindi non lo so, come facciamo?
Noi abbiamo fatto il contrario, abbiamo prima ispezionato la zona qua sopra e poi abbiamo ispezionato il sotto. Sono stato un cogliote, però succede. Mo, adesso come faccio? Come dannatamente faccio? Come faccio? Che noi abbiamo fatto il contrario? Beh, sono soddisfazioni, eh. Come diavolo faccio, mi vorrei dire? Io qua già l'ho ispezionato. Ah, bello, interessante. Molto interessante. Moltissimo interessante proprio. Ok. Gioia, ormai l'assassino, sì, è questo. E già lo abbiamo fatto, raga. Quindi che devo fa? Che devo fa adesso? Dimmi te. Che diavolo devo fa? Come posso fare? Cosa devo fare più che altro? Non ho capito. Zio, io già l'ho fatto. So che non dovevo, ma già l'ho fatto. Ora? Che devo fare? Porca vacca. Non mi dica che devo ricominciare tutto dall'ultimo salvataggio. Ma nemmeno, perché l'ultimo salvataggio mi riporta a quello che ho già fatto. E quindi? Come faccio? Questo è perché ho sbagliato io. Dovevo prima verificare da quella parte. Porca vacca. Porca vacca, mo. Come faccio? Ci sarà un modo. Se io mi sono sbagliato, come famo? In qualche modo mi devi far collegare al restante. Poveri bimbi. È l'opera di un vero mostro. Possibile che abbia fatto tutto da solo? Sì, ha fatto tutto da solo, zio. No, devo trovare il modo per... Niente, sono morto. Devo trovare il modo Trova Joyer, racconta cosa hai scoperto. Ah, ok, adesso sì. Oh, adesso. Sì, adesso ci siamo. Adesso ci siamo. Devo cercare Joy e dirle cosa è successo. Dove sta sta testina di minchia? Testina? Dove sei? Brutta testina di minchia. Posso prenderlo da qui? Sì, buoni. Non mi vede. Bello. Bello così, perfetto. Girati. Girati che ti vengo a prendere l'ano. Se... Fanculo.
Ok, perfetto. Abbiamo eliminato un testina. Ora vediamo quanti altri testina ci sono. Questo tizio non ha rispetto per niente. Vai di là. Dove, fratello? Vai di là. Ah, eccolo lì, strega. R. Bravo. Come sei bravo, guarda. Proprio, eh? A comando, vai. Grazie. Salve, poliziotto. Oh, t'ho appena attraversato. Oddio, scusa, t'ho fatto male? Dove sei, Joy? Porca vacca, mica me ne ero accorto. E chi aveva visto quello? Ah. Non l'avevo visto per niente, oh. Critica la faccenda qua, mo. Molto critica. Dov'è Joy? Dove sei, Joy? Ah, non mi dica che sta là fuori. Non ci credo. Ok, grazie. Ma non mi dà Joy. Dove diavolo è? Mi dà la gente, ma non mi dà Joy. Vedi, agente. E Joy dov'è? Non c'è una mappa, un qualcosa che mi faccia capire dove cappio devo andare. Qua c'è qualcosa che non ho letto. Sono venuto qui perché la testimone ha chiamato al centrale dicendo che il killer della campana era entrato nel palazzo. Ok, sì, bene. Chi se ne frega? Questi sono tutti gli indizi, però a me mi interessa dove diavolo trovo Joy. Dove diavolo stai, Joy? Vittime casuali. Quello abbiamo fatto adesso, vedi rotti. Cattive notizie. Fermo. Questo. Ok. Questo. Ok. E questo. Ok. Qua ce ne stanno 700 nuovi. Baxter ha nascosto il diario. Questo è stato fatto. Questo l'abbiamo visto. Ok, perfetto. Questi sono tutti nuovi. Ok, no. Ok. E dov'è Joy? Ah, signore Tolorato. Dove sei, Joy? Joy? Dove diavolo sei andata? Ho capito, va. Ok, vammi di là. Dai, su. Allora, ce n'è uno lì, uno qui, uno lì. Madonna, quanti. Ah, signore. È l'opera di un vero mostro. Sì, sì, lo so, lo so. È stato lui, lo fa lui, fa tutto lui. Ok, si è avvicinato. No, 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 ho sbagliato. Porca vacca. Porca vacca. Ok. No, ecco, lo sapevo io. Che cacchio. Trova Joy e... Oh. Cioè, quello che mi ha detto è giusto. Trova Joy e... Eccola, trova Joy e racconta cosa hai scoperto. Ma dove stai? Cioè, se non mi... Devo uscire forse?
Devo uscire, sì. Mi sa che devo uscire. Girati, fratello. Che così ti faccio richiamare dal... Dai. E vai. Ok, perfetto. Ok, ok, ok. Eliminato. Mio. Perfetto. 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 E esco. E ciao cipollini. Vai in città. Fai qualcosa e prova a tirarmi fuori di qui. Forza. Fidati. È meglio così. Va bene. Allora? Cosa è successo? Non ha sofferto. Non è vero. È morto proteggendo degli innocenti, ti basti sapere questo. È morto per colpa mia. Ehi. Fare la matta non ti servirà. Sei accusata di violazione di proprietà privata e resistenza all'arresto. Quindi falla finita, ok? Rex, andiamo, non esagerare. Hai qualcosa da aggiungere? No? Proprio come pensavo. Vedremo cosa farne di te alla centrale. Perché finisce sempre così? Joey, digli cosa abbiamo scoperto. Digli tutto e convincilo. Dove vai? Ho trovato un indizio. Sai quella vecchia casa che abbiamo visto al museo? Credo sia il nascondiglio dell'assassino. Devi dirlo a Rex. Va bene, ci provo. E quando te crede? Detto così. Molto difficile che ci crede. Ok. Joy al sicuro. Rex sta riportando già la centrale. Forse farsi arrestare non è piacevole, ma almeno sarà al sicuro. E beh, mi pare giusto. Ok, adesso dobbiamo andare alla casa del giudizio. Che dobbiamo andare a vedere cosa diavolo è successo. Questa che cacchio. Ancora questa c'è qua. Ma non l'avevo già fatta io questa. Infatti non mi fa aiutare. Avevo già fatta. Vada a prendere il secchio. Ok, allora. Ok. Se qua c'è qualcosa. Fotografia di G. Soderbergh. È così promettente. Era così promettente. Che colpo terribile. Proprio ora che era stata accettata allo Smith College, stava per partire. Quindi quindi parlo come il tedesco italiano, mezzo italiano mezzo tedesco. E quindi che questo cavazzo de pavone. Chi è questo? Ah sì, siamo noi due, ok, ciao 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 ciao. Qui posso passare qui? Non mi fa passare qui. Bene, da dove diavolo posso? Perché? Bene, non ci avevo capito nemmeno cefolo di dove stavo andando. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Ok ragazzi, cioè penso che siamo quasi arrivati alla fine, penso. Perché comunque anche i modi, le cose che abbiamo scoperto, come le stiamo scoprendo le cose, eccetera eccetera, ci porta alla fine del gioco praticamente. E penso che sia video. Muto. Zitto. Non parlare. Shh.
Un tempo questo posto era uno splendido museo. Oggi è solo una catapecchia malfamata. Non augurerei al mio peggior nemico di metterci piede. Eccola, la casa del giudizio. Forse questa casa abbandonata non è poi così abbandonata. Odio avere sempre ragione. Sì. No. Porca vacca. Sbaglio, ci si è chiusa la porta. E ora non possiamo più uscire. Ah sì, ok. Che io so che se si chiude una porta e questo non passa, siamo fottuti. Siamo proprio leggermente fottuti. Solo leggermente. Salve. Che diavolo c'è qui? Madonna, mette i brividi sta... Mette i brividi sta cacchio di casa. Poesia 2. Né fantasma né umana, tu mossi la via, accogli le anime fingendoti pia, ma la falce che taglia la forca che miete, presto ti costringeranno all'ultima quiete. Dio, che poesia macraba. Macraba, come si arriva? Vabbè, avete capito, no? Il commissario. Non riesco più a dirlo. Macabra. Ok. Sì, sembra un Pokémon. Chissà cosa. Scelgo te, macabra. Ma che cazzo so di... Non lo so manco io, scusate, raga. Ogni tanto mi parte l'embolo. Mi perdo nei meandri del mio cervello. Quindi lasciate perdere. Lasciate perdere, mi parte tutto. Embolo. Poesia 3. Povero folle, sei stato ingannato. Dal giudizio finale non sarai risparmiato. La strega malvagia da sotto il mantello ti ha teso il suo ultimo mortale tranello. Dio, che frasi spettacolari, però. Mi piace. Mi piacciono queste frasi. Una luce. Una luce. Dio santo, ma questo che razza di posto è? No, vernice fresca, questo è recente. Dalla sua stessa madre la strega è scappata. Lei stessa una strega, lei stessa dannata. Ma una triste morte come le altre l'attende. Lascerà questo regno quando la notte scende. Oh no, parla di Joy. Sembra la stanza dell'assassino. Meglio dare un'occhiata. Beh, direi di sì, Informazioni... Dov'è quella di Joy? La poesia? Dov'è la poesia? Cos'è questo? Ah, sono quelle che sono riuscito a trovare tutte. Dov'è la poesia? Dai, su, eccola. Poesia di assassino, sta cercando Joy. Ah, che ignorante. Oggetti personali. Trofei? Sembra una raccolta di oggetti appartenuti alle vittime del killer della campana. Beh, in realtà sì, un pochino. Serie di omicidi. I luoghi di tutti gli omicidi sono segnati su questa mappa. Alla polizia mancano moltissime informazioni. Sì, ne mancano. Fermo. Ah, fottuti maledetti. Maledettissimi proprio.
Scoperta terza impiccagione, 5 giugno 1940. 300 omicidi per impiccagione riportano alla memoria il vergognoso passato di Salem. Somiglianza con i processi per stregoneria. A Salem sono stati connessi molti omicidi ispirati ai processi per stregoneria simili a quelli del killer della campana. Beh sì, un pochino sono simili. Metodi, vittime e metodi di esecuzione. Questi sono i metodi usati dall'assassino e le vittime che ha ucciso finora. Non capisco se c'è una logica o è completamente pazzo. Io opterei per la seconda che per la prima. Sento anche dei strani rumori provenire dal fuori, da questa stanza. Questi che cacchio sono? Il diavolo mi ha costretto. 18 dicembre 1903. Il sindaco Studer o Stader si difende dalla condanna di plurimo omicidio. Oh, ho sbagliato tasto. A Salem sono stati commessi omicidi simili ad oltre un secolo. Sì, un secolo fa più o meno. Sbaglio, mi manca un coso. No, 6 di 6. Un attimo. Omicidi simili. Assassini diversi, ad anni di distanza. Si saranno immolati a vicenda, sarà una cospirazione? Che cos'altro hai nascosto? A Salem sono stati commessi omicidi simili per oltre un secolo. Quanti saranno gli assassini? Sto qui dentro, mostro. E quello cos'era? Aspetta un secondo che prima voglio vedere questo. In questa casa percepisco delle vibrazioni fuori dal comune. Come al museo, la violenza del passato cerca di irrompere nel presente. Devo dirlo all'agente Baxter. Potrebbe essere un indizio importante. Tranquilla, l'hai detto. La madre di Joy percepisce un'insolita attività spiritica nella casa del giudizio. Insolitamente forte, crudele, diversa. Cioè, che senso diversa? Ok, qui abbiamo un problema. Questi devo eliminarli. Cazzarola. Cacchio, sono in due. Mastifidina. Tua madre. Come diavolo faccio io adesso a scampare a questi cosi? Oh, c'è un piccione là. Ok, allora la cosa che mi è rimasta da fare è... Se vi girate, giratevi. No. Dall'altra parte, zio. E girati, fratello. No, sta venendo qui. Non va bene. Girati. Tu sei brutto. Ok, dovrei esserci. Ok. Chi viene? Nessuno. Eccolo. Ok. Eliminato. L'ho eliminato uno. L'altro dov'è? Lì dietro. Così mi sgama. Ok. Che fai? Ti giri di qua? Sì.
Oh. Questo sta a venire qui? No. Non viene qui. Ah, ok, questo fa così. No. Ecco. Eccolo, eccolo. Lo sapevo, lo sapevo. Fermo, 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 fermo. Ecco. Non ho trovato i buchi per mettermi. Oh, mi tocca ricominciarlo da capo. Mi tocca ricominciarlo da capo, no. Da capo no, ti prego, da capo no. Ok. Ok, andiamo. Ah, ciao DRG ABCDFG. Sta giocando con Counter-Strike. No! Ho lasciato il cacchio di tasto. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato, ho sbagliato. Ho sbagliato. Torna là. Bravo. Che cacchio. Ok, è girato. È girato. Sembrerebbe di sì. Ok, se ne sta andando. Se ne sta andando. Non se ne sta andando. Sì, se ne sta andando. Ok. Attiviamogli il percussore automatico. Bravo. Fatti eliminare, zio. E... ah! Ciao. Salutatemi mamma quando la vedi. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ciao. Salutami mamma quando la vedi. Ok, ce ne sono altri? No. E sento dei rumori. No, qui non mi ci manda. Qui sì, però. Ah, ok, qui è dove sono venuto. Ok, perfetto, quindi ci sono. Ci sono... no, dovevo capire, raga. Scusate, ma dovevo prima capire come cacchio si faceva qua. Qui ho scoperto una cosa. È come se non lo conoscessi più. Riconoscessi più. Lo sentivo così vicino e invece era solo la mia immaginazione. Quando inizi a uscire con qualcuno dovresti dirgli che sei... sì, digli se hai avuto problemi con la giustizia. Non è per crimini, per i crimini in sé, ma perché non ho avuto il coraggio di dir... non ha avuto il coraggio di dirmelo. Lui sostiene che avrei dovuto capirlo dai tatuaggi, ma per me non era così ovvio. Forse per noi è troppo tardi. Ah, quindi qui già sta in un momento di ti lascio, non ti lascio, ci vediamo, non ci vediamo, quella roba là. Ok, che c'è qua sotto? Oltre gentaglia morta. E c'è un qualcosa. Targa le cucine del giudice. La piccola cucina all'interno della casa era utilizzata dalla servitù per preparare il tè, ma non per i pasti principali. La cucina vera e propria si trovava all'esterno dell'edificio, per evitare il rischio di incendi. All'epoca gli incendi erano frequenti e si suppone che esistessero oltre 6 cucine. 6 cucine, vabbè. Anche se nessuna di esse si è conservata. E vabbè, si capiva, insomma. Gli incendi erano molto, molto temuti all'epoca, vero? Questa è una cosa che più o meno... che palla! Addirittura 4! Ah, che coglioni. Fammi vedere prima di qua che c'è. Qualcosa qui c'è. Lite con Ronan. Certe volte Ronan è davvero insensibile. So che sta avendo dei problemi al lavoro, ma a casa dovrebbe provare a non pensarci. Domani andrà meglio, lo so, ma per adesso basta, non voglio pensarci più. Bene, me ne mancano 10 ancora di quei cosi. Che bello.
Però mi va adesso al settimo cielo, me ne mancano 10 ancora. Non vedevo l'ora. Allora, adesso dobbiamo cercare di eliminare queste altre testine qui. Come le elimino io queste mo? Una, due, tre, quattro. Mannaggia la vacca schifosa ladra. Ah, qua non mi ci manda. Devo capire che movimenti fanno più o meno. Si girano mo? Verso di qua, sì. Ah no, uno solo. Quello va di là e questo viene di qua. Bene. Quindi se io mi accosto, qui non c'ho modi per andarmene via, però. Poi lì c'è un piccione addestrato. Quello sta riuscendo da là. Ok, quindi quello esce da lì. Dai, su, fammi vedere se... Ok, lui va di là e lui viene di qua. E non va bene, però. Ah no, sì, è giusto. Adesso lui va di là e questo gira per di là. Sì, ok, ci sto. E ti elimino subito. Ok. Ok, 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 ok. Ci sto, ci sto, ci sto. Più o meno ho capito. E a te ti elimino subito. Ok. Questi che giro li fanno? In questa stanza si tenevano i processi. Ah, che bello. Uno spettacolo i processi. Diario del giudice. Caccia alle streghe. 4 febbraio 1693. Tutte le streghe sono state rilasciate. Il governatore Philip ha vietato qualsiasi percussione futura, ma quella ragazzina mi spaventa. Ha minacciato di torturarla. E lei mi ha rilevato che già suo padre la torturava per costringerla ad accusare i suoi nemici? Non sono il primo a servirsi di lei e non sembra spaventata dai miei rimproveri. Considera chi è in contatto con gli spiriti dell'aldilà alla stregua di maghi? Alla strage? No. E prestigiatori. Non smetterà mai di dare loro la caccia. Deve essere fermata in qualsiasi modo consentito dalla legge. Certo, posizione del merda, esce da sto giudice. De fascia. Mamma mao. Fatela una lampada, zio. Sei bianco cadaverico. Targa del salotto del giudice. Nella casa del giudice, il salotto era la stanza più spaziosa e di conseguenza più adatta per i processi. I processi alle streghe si tenevano qui e in altri edifici pubblici, per esempio nelle taverne. Eh sì, certo, andiamo giù nelle taverne a fare le cose dei... Ma che cacchio? Ok, adesso devo capire come fare. Studia. Cartello. No, bellissimo. Hai studiato bene, si vede. Ok, se lì ci sono dei cosi per passare, un motivo c'è. Quindi adesso l'unica cosa che voglio fare è capire se questo gira di qua o gira di là. Gira di qua, bene. Quindi tu passa. Quello mi vedrà o no? Che dite? Porca vacca. Ok, va di là. Ti elimino. E di. No, 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 no. Di qua, di qua, di qua. Dio. Mm-hmm.
Sono sparito, eh? Contento? Adesso l'unica cosa che mi è rimasta da fare è questa. Andare qui e vedere di... cercare di andare lì. A prendere quello. Voglio vedere com'è fatta sta... Ok, perfetto. Sei mio. Ti distruggo io adesso. Ciao. Haha, sono finiti. Perfetto. Perfetto, perfetto proprio. Posso girovagare con tanta semplicità. Sì, posso girovagare un po' più contento e felice, finalmente. No, aspetta, prima di andare lì, voglio vedere se c'è rimasto, c'è qualcosa qua. Un tubo. Bene, non c'è una minchia. E sento rumori che provengono da là. Vabbè, ok, allora andiamo direttamente lì. Andiamo direttamente qui. Va ancora più sotto. Ah, le celle. Dio santo, Baxter. Avrei dovuto essere io a fermarti. Ronan. Ma che diavolo succede? Bastardo pervertito. Perché l'hai fatto? Perché ricominciare la caccia alle streghe? Perché hai ucciso quelle ragazzine innocenti? Pensi che sia io l'assassino? Sei pazzo? Io non ho ucciso nessuno. Devi aiutarmi. Dove diavolo siamo? Dobbiamo uscire di qui. Dobbiamo uscire di qui? E da quando siamo amici, eh? Ora mi dici che cosa è successo. Che cosa ci facevi? No, ho sbagliato tasto. Ti ha ucciso. Il killer della campana, idiota. Ma non sono riuscito a vederlo in faccia. Porca vacca, porca. 4. Che ci facevi qui? Perché sei venuto qui? Seguivo una pista. Non ho mai smesso di lavorare al caso. Quella medium, Cassandra, mi ha aiutato. Abbiamo scoperto che il killer della campana si ispira alle esecuzioni delle streghe e che le sue vittime sono delle sensitive. Non potevo lasciar perdere, anche se Rex mi ha degradato. Ecco perché eri al museo. Ok, dov'è l'assassino? Dov'è l'assassino? Non ne ho idea. Potrebbe essere ovunque, ma mentre lottavamo, ha detto una cosa che non ho capito. Aspetta un attimo. L'assassino ti ha parlato? Non molto. Devo aver toccato un tasto dolente. Gli ho detto che presto sarebbe venuta la sua ora. Lui ha risposto: conosco la morte. Il mio strumento di morte colpirà ancora stanotte. Il mio strumento di morte? Ma uccide ogni volta in modo diverso, non capisco. Già, nemmeno io. Dobbiamo scoprire cosa significa. Ok. 3. Dov'è Cassandra? Sai dove si trova Cassandra? È ancora viva. Quando ho controllato stava bene. L'ho portata fuori città, in un posto sicuro. Ma allora è viva. Ero sicuro che fosse morta. Joy sarà felicissima. Non meritava di rimanere sola al mondo. Conosci Joy? Adesso la domanda c'è tutta. Cassandra ti ha mai parlato di sua figlia? Non stava zitta un minuto. L'abbiamo cercata per giorni, ma era troppo pericoloso. Cassandra mi ha supplicato di trovarla, ma non ci sono ancora riuscito. Non ci crederai. Ma è lei che mi ha aiutato stanotte. Beh, certo, da solo non saresti mai arrivato fin qui. E tu invece sì, senza sua madre? Ok, torna da Cassandra. Controlla che stia bene e riportala alla centrale. Che cosa facciamo? Controllo cosa c'è in cantina. Mi verrà in mente qualcosa. Spero. Ok. Baxter conosceva Joy e stava cercando di portarla al sicuro. Baxter ha portato Cassandra in un posto sicuro fuori città quando il killer della campana si è messo sulle sue tracce. Ha fatto bene. L'assassino ucciderà di nuovo stanotte usando il suo strumento di morte.
Il killer della campana ha ucciso Baxter nella cantina nella casa del giudizio. E perché l'ha ucciso qua? Nel prossimo episodio cercheremo gli indizi. Vi sta girando un po' la testa? Un po' a me sì, vabbè. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Come sempre sono NDT, ricordatevi di iscrivervi, lasciare un commentino oppure pubblicarlo su Facebook. Se a qualcuno piace il gioco, pubblicatelo su Facebook. Dite, NDT lo sta facendo. No, scherzo, fate quello che volete, raga. Per me non ci sono problemi, ve lo ripeto. Io non ho mai costretto nessuno e neanche voglio che lo fate per forza. Se vi fa piacere che qualcuno dei vostri amici conosce il gioco o comunque il mio canale, fatelo sapere in giro. Come sempre sono NDT, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.